Buonasera, buone feste a tutti e benvenuti allo speciale d'approfondimento giornalistico di T9. Oggi ospite nei nostri studi e con grande piacere che accolgo Gegia. Buonasera Gegia. Buonasera a tutti, buonasera. Innanzitutto buon Ciao Natale, caro. Certo. buon inizio anno 2003. Buona Befana, buon Ferragosto, già che visto che sei magari anticipiamo un po' tutte le feste. Facciamo un po' tutto, sì. Ecco, abbiamo Gegia che è un personaggio che paragonerei un vulcano di idee e di iniziative. Adesso la conosceremo chiaramente un po' meglio. Diciamo innanzitutto che tu, scusa che ti do del tu, ma noi no, ci io capisco che ormai sono tutti più giovani di me, no, questi ragazzi. E quindi insomma io sono un po' la zia Gegia, quindi me lo permetti, insomma. Non te lo permetto. Comunque sappiamo che sei reduce dal grande successo dello spettacolo Pulcinella di Massimo Ranieri, sì, per la regia scorso, di ho fatto 6 mesi di tournée con Massimo Ranieri, Pulcinella, la regia di Maurizio Scaparo. È stata una cosa veramente incredibile, meravigliosa, in giro per tutta l'Italia, tranne Roma. Siamo stati 2 mesi a Milano e poi ho fatto comunque anche ultimamente anche il Teatro Euclide. Ecco, il Teatro Euclide, eccoci. Un altro musical che ha avuto un grande successo. Okay. Insomma, teatro. Tanto, poi sappiamo che il 21 dicembre sei stata in Belgio, ecco cosa. Sono stata in Belgio, sì, con la Regione Lazio, per la Regione Lazio, dai nostri amici che sono emigrati lì ormai da tanti anni, quindi sono e appunto per fare uno spettacolo che sai che io insomma nasco anche come cantante, che come attrice, quindi sono andata a trovarli lì. E l'anno scorso invece sono andata addirittura in Argentina, sempre grazie alla Regione Lazio, in Brasile e in Uruguay. E invece quest'anno invece in Belgio, e questo spettacolo ha avuto un grandissimo successo, impazziti, piangevano, insomma. E porto un po' le canzoni romane, napoletane, però anche gli anni 60, insomma un po' di tutto. Bene, è un grande piacere, dicevo, avere Gegia qua ospite nei nostri studi, perché io, oltre che artisticamente, ci siamo conosciuti anni fa a Lettere. Quando lui era piccolino. Ecco, all'università, perché dovete sapere, molti lo sanno, però Gegia ha anche 2 lauree, una in Lettere e una in Psicologia. Ecco, tu sei psicologo infantile, vero? Sono psicologo, sono laureata in psicologia, sì, in psicologia, sì. Però diciamo che mi sto specializzando proprio nella psicoterapia infantile. E quindi sto già facendo il tirocinio al San Camillo. Bene. Nel reparto maternità infantile, se certo, anche dipende anche dai miei impegni di lavoro, perché ho fatto di bollette di più che altro. e poi appunto sto facendo una scuola proprio per quello che riguarda i test psicologici, insomma. Una laurea in psicologia, però. Insomma, ecco, una specializzazione per quello che riguarda i minori, quindi i bambini e adolescenti. Sempre a proposito di discorsi accademici, ecco, noi sappiamo che con l'assessorato alla cultura del Comune di Roma, tu sei promotrice e direttrice artistica e docente del Master della Comicità. Anzi, ecco, informiamo anche i nostri telespettatori che ci stanno ascoltando, che si svolge al New Scarabocchio. Ma ecco, come funziona questo Master? Allora, innanzitutto devo ringraziare appunto Gianni Borgna, il nostro assessore, che appunto mi ha dato questa possibilità per 3 anni, questo è il terzo anno e speriamo di andare avanti anche l'anno prossimo, nei prossimi anni, e di avere questo Master della Comicità. Sono 2 mesi dove chiaramente è totalmente gratuito, chiunque, noi ce ne abbiamo 60-70 di questi ragazzi quest'anno, praticamente segue delle lezioni da diversi non so, autori di teatro, di comico, autori di cabaret come per esempio Silvestro Longo, abbiamo Gianalberto Pulpi, poi c'è Antonella Vallone che li sta preparando alla serata finale al Manzoni il 13 gennaio. Il 13 gennaio ci sarà la serata finale al Teatro Manzoni, quindi. Sì, dove loro appunto si esibiranno, sono dei ragazzi che già lavoricchiano, sono già cabarettisti, imitatori. E poi ci sono degli incontri. Ecco, stiamo vedendo appunto le immagini che abbiamo girato, vedi? Sì, qui stanno facendo le prove per appunto la serata. Questo è Antonella Vallone, regista, attore del Teatro dei Cocci, molto bravo. L'anno scorso era stato affidato alla regia a Silvia Giordani, quest'anno invece purtroppo doveva lavorare, ma comunque siamo felicissimi che ci sia Antonello quest'anno a portarli alla serata finale. Ecco, che rapporto hai con questi ragazzi? Come ti trovi? Ma a volte sono un po' crudele, a volte sono buono. È un rapporto così, insomma, cerco di tenerli, insomma, di farli lavorare, di farli studiare, di farli seguire. Sono riuscita a portare, ringrazio ancora una volta, non so se mi stanno sentendo,
degli amici che sono venuti a fare degli incontri, sì, con loro, sono? Che sono Pino Caruso, Gigi Sabbani, Luciano Emmer, Vittorio Sindoni, il regista, Smaila l'anno scorso è venuto, Nini Salerno, insomma sono tantissimi gli amici che ci vengono a trovare, certo, a trovare i ragazzi, a parlare con loro. E quindi niente, insomma, diciamo, certo, è un master per dare un aiuto gratuito senza far pagare, ecco, ricordiamo, a questi ragazzi una piccola vetrina, delle piccole vetrine, dei, così, insomma, ecco, per. E poi comunque ci sono anche le lezioni, perché io, poi tu lo sai, sono laureata in storia del teatro. Ecco, ma a proposito, ma due lauree, non c'è due senza tre, a quando la terza? Dopo che mi sono levata la seconda ernia, no, scusa se sono. Perché c'è un rapporto particolare col due? Io col due c'ho un rapporto molto particolare, due matrimoni, due divorzi, due lauree, due telegatti vinti con Big su Rai 1, no, 89-90. Due ernie del disco, questa è la seconda che mi sto portando presso, vabbè. Diversi primati, quindi, insomma. Quindi... Sì, sì, tutto due, io due. Una curiosità, ci sono altre scadenze, sappiamo, il 6 gennaio, fino a 6 gennaio tu ti occupi anche di un'altra manifestazione? No, non è che mi occupo, diciamo che dunque c'è questa bellissima manifestazione sempre... Innamorati di Roma, sì, certo, a Castel Sant'Angelo. A Castel Sant'Angelo, che si chiama Innamorati di Roma, sì, ed è... tutto il periodo delle feste, ci sono delle serate dedicate a degli artisti, ci saranno sempre piano bar, gli stand, insomma un modo come un altro per incontrarsi, come è successo quest'estate, che ha avuto un grandissimo successo. E poi c'è quest'altro progetto bellissimo della Regione Lazio, si chiama Progetto Casciani, Progetto Casciani, che viene da Gilberto Casciani, che appunto si occupa di sociale da tanti anni, sì, e, di portare l'animazione teatrale, di portare l'animatori, l'animazione negli ospedali, nelle corsie di ospedali, quindi teatro ed animazione attiva, quindi non più l'attore che fa e il malato che guarda non guardando e quindi rimanendo col pensiero alla malattia e alle preoccupazioni, ma facendo agire il malato, facendo lavorare il malato, facendo fare attivare, coinvolgendo il malato, ma insomma qui bisognerebbe parlarne tanto. Comunque la Regione Lazio speriamo che approverà questa legge di portare gli animatori nelle corsie degli ospedali, sempre il progetto Casciani, e è venuta da lui questa idea che secondo me è geniale, molto bella e può aiutare molto. Bene, ecco, e poi ti sento molto legata alla nostra città, a Roma, alla capitale. Sappiamo che tu sei romana d'adozione, da quanti anni è che stai a Roma? Io sono 30 anni che sto, quasi 30 anni che sto a Roma, e la mia squadra del cuore è il Lecce, che ha gli stessi colori della Roma, ma adoro anche le Aziali. Ah, ecco. Così. Quindi facciamo un po' contenti tutti. Ma sono bravi tutti, dai, poi insomma, sì, io voglio dire, ah, oh, io quello, quell'altro no, ma perché? Perché voglio dire, ci sono delle volte in cui uno sbaglia e l'altro invece no, ma no. Diciamo che insomma, comunque il Lecce è nel mio cuore, perché sono nata a Lecce, chiaramente, giallo-rosso, qui giallo-rosso la Roma, perché la Roma è la mia seconda patria, però anche gli Azioli sono carini, dai, sono simpatici. Dolci, sono che simpatici. Che poi diciamolo, tu sei universalmente conosciuta come Geggia, però hai un nome e cognome, Francesca. C'ho tre nomi veramente. Ah, tre, e dicevi un Francesca, po'. Carmela, Assunta, Antonaci. Ah, ecco, bene, sicuramente la mamma ha avuto molta fantasia, quindi dunque quando sei nata probabilmente, una mamma che sappiamo molto attiva e che ti segue spesso e volentieri. Sì, la mia mammina. E questo e quindi è... sono 30 anni che stai a Roma. Ecco, io vorrei parlare un po' anche di te e del tuo passato, perché permettimi, ma io ti considero anche un po' un'icona di un certo tipo di cinema, di spettacolo di alcuni anni, perché poi tu c'è stato un momento che probabilmente dalla televisione nazionale hai preferito fare anche altre cose, perché come dicevamo... Sì, oddio, io penso che un po' per tutti gli artisti, sì, dopo 10-15 anni di attività molto intensa, insomma, uno stufa pure, no? A un certo punto cambia anche il cinema, cambia anche il modo di fare spettacolo, entrano delle persone nuove, ma è giusto, insomma, ci deve essere anche un ricambio. Quindi per cui, però, diciamo che io, dopo aver fatto tanta televisione, mi sono anche un po' allontanata nel 90, perché sì, ormai ero diventata solo il clown Geggia, cioè... Facendo Big e avendo grande successo con la TV dei ragazzi, con tutto, non esiste manco più, e vincendo due telegatti, eccetera, io avevo perso quello che era il mio lavoro, cioè praticamente non facevo più il cabaret, che poi è quello che io adoro, no? Non facevo più il teatro, non facevo più il cinema, e quando io ho detto, beh, adesso basta, cioè, basta fare il clown, ho trovato tutto completamente cambiato. Io ero 3 anni che vivevo a Napoli a fare queste trasmissioni giornaliere, sono tornata e... ho trovato il cinema completamente trasformato in meglio, però comunque un po' ero fuori, perché io, sai, venivo dal cinema... Però tu hai fatto alcuni film, attenzione, che
Poi durante gli anni le cose cambiano molto, molto spesso e tanti film che magari all'epoca, prima degli anni 80, erano considerati, non dico di serie B, sono diventati cult. Vediamo per esempio addirittura negli anni 70 Pepe da Cavallo è diventato un vero e proprio fenomeno. Tu per esempio interpretavo Bomber, io mi ricordo. Sì, io ho fatto Bomber con Bud Spencer, ho fatto tanti film con Bombolo, con Lino Banfi, con Cannavale, con Anna Maria Rizzoli, cioè quelli che erano allora, e poi non so, io poi anche ho rifiutato perché li ho fatto male. I grandi rifiuti. Dovevo fare Pierina. Ah, quello è stata un'altra cosa. L'anno in cui esplose Pierino, Alvaro Vitali, mi offrirono tutti di fare Pierina e io dissi di no, perché non lo so, perché mi sembrava, volevo fare delle cose più... Vabbè, insomma, comunque, forse ho sbagliato, forse no, non lo so. Qual è il film a cui, che hai interpretato, a cui sei rimasta più legata? Se ce n'è. Film... ma io a tutti sicuramente, perché mi sono divertita anche con Gigi Andrea, per esempio ne ho fatti due, i primi loro due film, Acapulco prima il Piaggia a destra, poi se va tutto bene siamo rovinati, perché poi c'è anche questo modo di parlare, e quindi poi Bomber sicuramente che ha fatto il giro del mondo, e anche come attrice non protagonista da vedere di Donatello, c'avevo la nominations. C'avevo 22 anni, capito? Cioè, proprio ragazzina, non capivo niente. E poi, ma forse, più che film, la fiction a cui sono più legata è Professione Vacanze con Jerry Calà. Ecco, che poi tu sei diventata molto famosa giovanissima. Come hai affrontato la notorietà così giovane? Da cretina proprio. Sì, non mi sono saputa forse giostrare bene, nel senso che così vivevo alla giornata, ero felice di tutto, non ho mai calcolato niente, non ho mai pensato a dire adesso vado, parlo con quello che... No, non era niente calcolato, veniva tutto perché doveva venire e io lo prendevo, mi divertivo. Adesso è molto diverso, attenzione, molto diverso. Ti senti, sono un po' cresciuta. Non dico che sono calcolatrice, ma insomma, quasi. Quindi, un attimino... Un'ultima domanda, Giorgia, quali sono gli errori che non commetteresti adesso? Se ce li puoi dire, Beh, ho molto sbagliato a non frequentare determinate persone, così, perché ero ragazzina. E ho sbagliato a non fare determinati film, lavori, a non seguire determinati consigli di persone esperte più di me, tipo agenti, che invece avrei dovuto seguire. Comunque, invece mi innamoravo io e partivo in quarta e andavo con la persona, poi sempre quello sbagliato chiaramente, no? Lasciando quello giusto a casa. Comunque sono errori veniali dettati magari solamente dall'ingenuità, diciamo. Dai. Se torno a rinascere, guarda, no, ma chissà, poi sai, però mi sono talmente divertita e sono stata talmente, ho fatto talmente quello che poi ho voluto nella vita che forse, ma sbagli. Bene, io Giorgia ti ringrazio, vorrei che di fronte a tutto il nostro vasto pubblico che ti sta adesso guardando, insomma, dessi un augurio di buon Natale e di felice anno nuovo. La telecamera è tutta tua, ecco Geggia, prego. Allora, io voglio farvi gli auguri di un 2003, e lo faccio anche a me, perché mi hanno detto che il 2003 sarà un anno speciale, un anno ricco di fortuna. Io spero per tutti quelli che hanno giocato in borsa, che la borsa si rialza. Tutti quelli che hanno giocato, che hanno obbligazioni argentine, che l'Argentina si rimetta a posto. Ma soprattutto, io... vi voglio dire una cosa soltanto, vi voglio augurare una cosa soltanto, che tutte le persone che voi amate, i vostri cari, siano per tutto 2003, 2004, 2005 fino al 3000 sempre in buona salute, perché è la prima, unica, vera, grande fortuna che si può avere dalla vita, avere la salute propria e dei propri cari vicini. Bene, grazie Gengia, grazie di essere stata con noi, ci tornerai a trovare? Sì, sicuramente. Allora, prossimo appuntamento con Gengia, io ringrazio tutti voi per averci seguito e vi auguro a tutti buone feste. Arrivederci.